Sono fotografie elaborate con una esperienza grafica. Agostino Rambino in realtà rielabora i segni e li seleziona. Insomma, e quindi c'è un lavoro anche vario, ampio, che ha iniziato a percorrere. Parliamo un po' anche delle altre iniziative che fate qui, perché qui è veramente un luogo per artisti. Sì, in realtà questa è la quarta occasione dove giovanissimi artisti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli hanno la possibilità di poter familiarizzare un poco in maniera diversa con il mondo dell'arte. Ci troviamo non in una galleria vera e propria, ma in un laboratorio di cornici, dove in realtà è sempre stato un crocevia di amici artisti, galleristi. Ci troviamo nel quartiere Pignasecca, quindi la Pignasecca, possiamo dirlo, luogo di arte grazie a queste iniziative. Sì, Montesanto, la Pignasecca, ripeto, sono luoghi che restano, lo sono stati sempre, anche in passato, un crocevia, un passaggio continuo di artisti non solo napoletani, ma anche stranieri. Cioè è un posto dove più volte sono successi incontri, occasioni, sempre legati al mondo dell'arte.